Vedere una città in festa è sempre una grandissima emozione. Questo rappresenta il Giro d'Italia, la mobilitazione generale di un paese per una causa giusta, per lo sport, per la competizione, per i colori. E quindi soprattutto stamattina aver avuto la carovana per noi è stato un momento di grande gioia e di festività. Ci siamo candidati con questa giornata per l'anno prossimo ad avere qualcosina in più. Farò ovviamente tutti gli sforzi possibili perché Atripalda possa nuovamente avere la corsa rosa, come si suol dire, nella propria città, magari averla con uno stazionamento maggiore. Siamo veramente contenti per come ha risposto la cittadinanza, perché gli sforzi organizzativi hanno creato una manifestazione che si è sviluppata nella più assoluta sicurezza e tranquillità. Ovviamente il merito è delle forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri, la polizia stradale, gli uffici comunali, polizia municipale e ufficio tecnico, ma anche e soprattutto di tantissimi volontari, misericordia, protezione civile e non da ultima la Proloco. Quindi diciamo sono tante comunità che col Giro d'Italia si mettono in festa.